Cari amici, buonasera, eccoci di nuovo con una rubrica, con una puntata della nostra rubrica che, come sapete, è nata dall'idea di Anna Tamburini Torre, che poi abbiamo sviluppato insieme, ed è nata con l'idea di presentare libri che noi amiamo moltissimo e che possono contribuire ad allargare il nostro orizzonte. La rubrica sarà come sempre tematica, cioè dedicata a un argomento intorno al quale ruotano vari libri. Questa settimana vi voglio parlare di un tema particolare che a me sta molto a cuore, mi sono occupata abbastanza, cioè l'arte dei medium, disegni e pitture dei sensitivi. E comincio mostrandovi un libro che purtroppo non c'è in italiano, in francese. Io l'ho fatto venire dalla Francia ed è la storia di Augustin Le Sage. Augustin Le Sage è un pittore medianico forse il più famoso. E adesso vi racconto la sua storia, così entriamo subito, come si dice, in medias res, cioè subito ci rendiamo conto. Augustin Le Sage è vissuto nato alla fine dell'Ottocento e quindi la sua vita si è svolta nella prima parte del secolo scorso. Lui era un minatore che viveva nel nord della Francia, nella zona del carbone, dove all'epoca si scavava il carbone, era un minatore come tutta la gente del suo paese, tutti gli uomini del suo paese facevano questo durissimo lavoro. Era già sposato, aveva un paio di figli, aveva 30-35 anni, quando un giorno, scavando da solo in un cunicolo, sentì una voce che gli dice: un giorno sarai pittore. Lui si guarda intorno, non c'è nessuno, crede di aver avuto una specie di allucinazione e se ne dimentica. Però dopo 15 giorni succede la stessa cosa, ancora da solo in un cunicolo, sta scavando, e sente una voce ancora che gli dice: un giorno sarai pittore. Questa volta si mette un po' in agitazione e ne parla con un amico che era più informato di lui sulle cose medianiche. L'epoca, i primi decenni, la fine dell'Ottocento, i primi decenni del Novecento, sono stati caratterizzati da un grandissimo interesse per le pratiche medianiche, i tavolini, eccetera. Questo suo amico ne sapeva qualcosa, quindi quando sente di questa voce, gli dirà: ma sarà qualcuno che dall'aldilà ti dà delle indicazioni. E provano a fare un tavolino. La sera loro due con le due mogli non ne sanno niente, però prendono un tavolo rotondo, il tavolo comincia a battere e a forza di colpi conferma che Le Sage sarà pittore, che questo è il suo destino. E lui accetta questa cosa, ci crede. Il tavolo addirittura dice che cosa dovrà comprare per fare il pittore, che dovrà andare in un paese vicino dove c'è un negozio di colori e comprare tutti i colori, dà tutta l'indicazione dei colori, dice quali pennelli deve prendere, l'acquarage, i solventi, eccetera, e poi gli dice anche che tela deve prendere. E la cosa sorprendente è che la tela deve essere la prima tela di 3 metri per 3. Ora, 3 metri per 3 è una parete, una cosa enorme. Le Sage, insieme al suo amico, vanno in questo paese in treno. Comprano tutti i colori che erano stati indicati attraverso dal tavolino, da questa entità guida di Le Sage, comprano i pennelli e comprano anche questa tela che è talmente grande che deve essere spedita. E quindi Le Sage se la porta a casa, la apre, la distende, occupa tutta una parete e senza sapere quello che dovrà fare, perché lui non ha mai dipinto, non ha mai avuto la più pallida idea, si mette lì una sera, la sera dopo cena, dopo essersi lavato e aver cenato. Si mette lì e comincia a dipingere. E a quel punto lui dice che la sua mano si mosse da sola e cominciò a dipingere. La cosa strana è che avendo chiunque, penso, soprattutto ignaro di colori, che avendo davanti una tela di 3 metri per 3 potrebbe pensare di riempirla facendo dei grandi disegni, facendo delle grandi figure. Invece la sua mano cominciò da un angolino a dipingere nello stile del miniaturista. E così sempre, lui ogni sera tornava dal lavoro, si lavava, cenava e si metteva a lavorare. E lui ha lasciato delle descrizioni bellissime della sensazione di gioia, di profondo appagamento che provava facendo questo lavoro. Io adesso vedo se si riesce a farvele vedere. Sono tutte tele enormi, lui ne ha fatte tantissime, tutte, ecco, con lo stile del miniaturista e raffigurando, se ne faccio vedere una, raffigurando motivi che lui, di arti antiche che lui non conosceva. Ecco qua, per esempio, nella copertina c'è una cosa diversa. Ci sono motivi egiziani, motivi cristiani, persiani, indiani, di cui lui non sapeva assolutamente niente, e sempre con questo stile particolarissimo. Lui diventa
abbastanza presto famoso, perché la storia di questo minatore che la sera, gettati i panni del minatore, si mette a dipingere, guidato dalle sue entità, con tutto il paese che lo sta a vedere, raggiunge presto le gazzette, poi i giornali, arrivano gli studiosi dell'Istituto Metapsichico di Parigi, lo osservano lavorare, vedono in che modo lavora. Succede fra le altre cose anche dei fatti paranormali, perché lui dipinge una tela egiziana dove c'è una scena dell'egiziana che lui in seguito, dopo averla dipinta e lasciata in Francia, ha occasione di esporre i suoi quadri al Cairo, quindi al Cairo lo portano anche a visitare delle tombe egiziane, eccetera, e lui in una tomba, una piccola tomba nella Valle delle Regine, ritrova la stessa tela che aveva dipinto, identica, la stessa tela identica, e le sue entità gli avevano detto che l'avrebbe ritrovata. Quindi lui rimase del parere, convinto poi per tutta la vita di essere la reincarnazione di questo artigiano che nella sua piccola tomba aveva raffigurato questa tela egiziana e l'aveva riprodotta da lui, attraverso di lui, per dimostrare che era sopravvissuto alla propria morte. Ecco, questo è un tipico esempio di pittura medianica, cioè persone che senza aver imparato niente dell'arte, senza averlo neanche desiderato, senza aver mai preso in mano un pennello o una matita, in seguito a una spinta irresistibile, nel caso di Lesage addirittura una voce che li invita a farlo, e cominciano a dipingere o a disegnare. E dipingano in stili tutti loro, stili che non sono inquadrabili in nessuna corrente artistica. Dipingano, Lesage andava lentamente perché vedete quadri enormi nello stile del miniaturista, però il più delle volte dipingano molto velocemente, dipingendo i quadri veramente in pochissimi secondi, poi vi farò qualche esempio. Non sanno quando cominciano a lavorare, che cosa faranno, non ne hanno mai la più pallida idea, però sentono un senso di appagamento, un senso di gioia mentre lavorano. E questi quadri hanno per loro un valore particolare, non li vendano, ma al massimo qualcuno lo regalano, non li vendono assolutamente, perché dicono sarebbe come vendere dei figli. Allora, queste caratteristiche particolari dell'arte cosiddetta medianica ci porta a riflettere sulla creatività e sul mistero della creatività. Perché in effetti è ancora tale questo mistero. Ci sono tanti esempi, non solo nella pittura, ma anche nella musica, perché faccio qualche esempio veloce nel tempo che abbiamo. Per esempio il famoso Trillo del Diavolo di Tartini, probabilmente la storia è nota. Tartini era un musicista, un violinista, vissuto nel Settecento. Una notte sogna che un diavolo sta vicino al suo letto e suona il violino in una maniera incredibile, come mai prima il violino era stato suonato, con una velocità, con una fantasia, con un'energia, un ardore. Lui si sveglia all'improvviso dopo questo sogno e cerca di mettere sulla carta quello che ricorda e nasce così il famoso Trillo del Diavolo di Tartini, cioè, famosissimo. Se lo volete andare a sentire, trovate su internet, suonato benissimo da Uto Ughi. E questo è arrivato così, attraverso un sogno, quindi un episodio singolo però fondamentale, cioè da dove arriva quest'arte, sembra venire da fuori più che dall'interiorità della persona. Un esempio nella letteratura, Goethe, il poeta tedesco Goethe, di cui mi sono molto occupata, scrisse in stato praticamente medianico, quasi con la scrittura automatica, l'opera che a 25 anni lo rese famoso, cioè I dolori del giovane Werther, un'opera che è stato un bestseller internazionale e che lo rese famosissimo appunto da zero, diventò un poeta famosissimo, un scrittore famosissimo, avendo scritto quest'opera. Lui stesso lasciò scritto di averla scritta in pochissimo tempo e di averla poi riletta con stupore quando la finì, non ricordando consapevolmente di averla scritta. Era peraltro abbastanza sensitivo come persone. E poi c'è la vicenda di Kekulé, anche nella scienza questo avviene. Kekulé, il famoso chimico che fece il sogno del serpente che si morde la coda, in questo modo trovò la formula che consentì di aprire la strada alla chimica organica. Quindi in tutti i campi ci sono questi episodi così di creatività improvvisa e prepotente che arriva e si impone. Però nel campo appunto della pittura e del disegno, meno della scultura, ci sono dei casi veramente molto molto particolari. Per
Allora, in questo campo la letteratura non è moltissima. Io ho qui un libro che è il risultato di una serie lunghissima di articoli che sono stati fatti negli anni 70 dal professor Francesco Igidi per la rivista Luce e Ombra. E qui sono raccolti, questo non posso dire dove si trova perché questa è la raccolta delle fotocopiate di tutti questi articoli e messi in fila. È un volume molto importante il primo volume che è stato scritto. Poi c'è un altro, ci sono volumi singoli come quello di Lesage che vi ho fatto vedere, e poi c'è questo più recente, è questo che si chiama L'arte inconsapevole, che è stato pubblicato l'anno scorso a cura del Centro Studi Parapsicologici di Bologna, che fece un convegno sull'arte inconsapevole, la chiamano, e partecipai anch'io, infatti c'è anche il mio contributo, ci sono tanti altri contributi, e poi c'è, non è per citare un libro mio, ma è l'unico che c'è completo, che si chiama Arte Medianica, Disegni e Pitture dei Sensitivi. E io ho raccolto qui tutta una serie di testimonianze, c'è anche Lesage, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio, c'è questo, vi racconto alcuni esempi perché sono anche molto divertenti questi personaggi. Questo personaggio qua che si chiamava Giuseppe Lanzillo. Ecco, vedete quest'opera, si vede, lui era di Bologna, cioè era napoletano, ma viveva a Bologna ed era odontotecnico. Tenete presente questa opera dove si vede una donna e si vede una gondola, l'inizio di una gondola. Allora, Lanzillo aveva 57-58 anni quando una notte si alza e in stato sonnambulico prende i colori di una figlia che aveva i colori che aveva a scuola e dipinge il quadro che vi ho fatto vedere. E questo quadro rappresenta la fine di una serie di sogni che lui faceva. Lui per tante notti ha sognato di trovarsi a Venezia con una bellissima signora, quella che poi ha dipinto. A un certo punto, e lui era contentissimo, una sagoma straordinaria come personaggio, che l'ho incontrato parecchie volte, e lui mi raccontava che andava a letto entusiasta perché si incontrava con questa bellissima signora e faceva con lei delle passeggiate. Non so che altro facessero, comunque lui era entusiasta appunto di questa avventura. Poi una notte, invece di fare il suo solito sogno, si alza, dipinge un simbolo di Venezia, dipinge il volto della signora e da quel momento non fa più il sogno, però da quel momento ogni notte si alza e dipinge. E dipinge cose che sono completamente diverse dal suo modo di essere. Lui era un napoletano espansivo, estroverso, allegro e dipingeva invece delle figure esangui, lui diceva figure di altri tempi, oppure pianeti lontani, lui credeva negli extraterrestri. Allora, se la moglie gli teneva sempre pronte delle tele, delle cose per dipingere, perché se non trovava le tele, lui dipingeva i comò, gli schienali delle sedie, perché aveva assolutamente bisogno di dipingere. E ha sempre usato lo stesso pennello, cioè una pennellessa che sua moglie usava per pulire i termosifoni. Ha sempre usato quello, non l'ha mai pulito, e ha dipinto delle opere veramente di molto, molto, molto fini, non si sa come avesse fatto. Ed è stato studiato dai ricercatori del CSP, del Centro Studi Parapsicologici di Bologna, dal dottor Piero Cassoli in particolare, che per alcune notti sono andati a casa sua, sono stati a aspettare che lui si alzasse. Infatti lui, a una certa ora della notte, fate conto, l'una alle due, si alza, in sonnambula, va, dipinge in 3-4 minuti un quadro e torna a letto. La mattina non si ricorda niente. E gli studiosi hanno testimoniato questa cosa, che dipingeva in questo stato, che è veramente fuori dall'ordinario. Lui ha dipinto per un anno e mezzo, più o meno, se non ricordo il numero di mesi esatti, e poi la cosa come è iniziata e finita. Una creatività incredibile che è durata pochissimo tempo in queste condizioni impossibili. Quindi questo era Giuseppe Lanzillo, un personaggio di cui ho un bellissimo ricordo perché era anche una persona di straordinaria simpatia. Un altro personaggio di cui vi voglio raccontare è anche questo: è una persona molto semplice, anzi più semplice di Lanzillo, che era odontotecnico. Questo era un barcaiolo veneziano, addirittura più che barcaiolo, riparava le barche e le reti e aveva
una specie di magazzino, di antro, lì in uno di questi, su un canale, su Canareggio per l'esattezza, dove faceva il suo lavoro. A un certo punto mi fu segnalato questo signore da un amico, un dottor Garosi, che era un signore di Bologna, che però viveva a Venezia, che mi conosceva e che a un certo punto mi chiama e mi dice: "Guarda Paola, che ho trovato questa cosa straordinaria, che questo barcaiolo, questo artigiano a un certo punto ha cominciato a disegnare". E lui si era fermato davanti a questa sua specie di bottega, di locale per artigiano, e invece di vederlo lì che riparava le reti e le barche, lo trova che sta disegnando. Allora, è successo questo, che Narciso Bressanello partecipa a delle casalinghe sedute medianiche. Nelle casalinghe sedute medianiche si presenta un'entità che dice di essere stato un antico romano che si chiamava Fidelio e che dipingeva, pitturava, anzi usa questo termine, e che vuole continuare a dipingere attraverso Narciso. Narciso ha delle mani grosse, quando andai me le fece vedere, delle mani grosse, abituate a smartellare, a fare dei lavori pesanti. Invece questi disegni sono finissimi, dopo vi farò vedere qualche esempio. E lui deve tenere in mano delle matite finissime, che la sua entità gli dice anche che cosa deve comprare, che tipo di matite, che tipo di foglio, queste matite per disegno fine. E lui mi diceva che all'inizio non riusciva neanche a tenerle in mano perché gli scappavano di mano, poi piano piano la mano, era abituata appunto a lavori pesanti, a stare rigida, piano piano la mano si abitua. E lui ha fatto per moltissimo tempo dei bellissimi disegni, ecco, guardate qui. Raffinatezza di questi disegni, spero che si veda. Ecco qua, rappresenta, nei quali lui rappresentava tutto il suo mondo veneziano trasfigurato attraverso questo disegno. Ed era una cosa che lui dava una gioia immensa poter fare questo lavoro. E lui lo chiamava non dipingere, lo chiamava scrivere. Diceva: io scrivo". Questo è un altro tipo, anche lui, se all'improvviso, attraverso una seduta medianica, forse questa creatività si è svegliata. Un altro personaggio che ho conosciuto, che invece questa era una signora che viveva in Austria, che faceva i ritratti dell'anima. Lei aveva come spirito guida un cinese. Questo cinese le insegnava a come rappresentare le anime delle persone. Io ne ho qui una, qua in questo libro, che questa sarebbe la mia anima. Io le avevo mandato, su indicazione di amici comuni, le avevo mandato una mia fotografia e lei fece questo. È una specie di utero, diciamo. Da un lato si vede anche la figurina del cinese e poi dentro ci sono fiori, perle, gioielli, cose di questo tipo che rappresentano le qualità della persona. E devo dire che io poi l'ho mandato altre. E poi faceva tutta la descrizione. Mi ha mandato fotografie di altre persone che conosco e lei fece questi ritratti dell'anima guidata dal suo cinese e devo dire con una corrispondenza incredibile alle caratteristiche delle persone di cui le mandavo la fotografia. Quindi chi lo sa, un fatto telepatico, chiaroveggente oppure veramente questo cinese. Quindi c'è una enorme varietà. E l'ultimo artista che faccio vedere è Gasparetto. Questa è una serie di pittori che sono venuti dal Brasile, che tuttora Gasparetto fu il primo. Gasparetto poi fece un'esibizione anche in televisione a un programma di Mino D'Amato al quale io partecipai, anzi lo suggerii io di portarlo. I pittori brasiliani lavorano in questo modo, sono fortemente medianici. In Brasile la medianità è una specie di religione di Stato, è accettata da tutti, non si pongono dubbi. Quindi in trance i medium scrivono, danno ricette, curano e in qualche caso anche dipingano. E dipingono in una maniera tutta loro, tutta diversa da ogni altro tipo di medianità, e cioè vanno in trance e a velocità fulminea, mettendoci 3-4 minuti, prendendo i colori a caso, con occhi quasi chiusi e in penombra, con la musica, tutti lavorano in questo modo, dipingano in 3-4 minuti quadri nello stile di pittori del passato.
molto impressionisti, ma anche pittori naïf brasiliani, anche pittori del passato. E il primo che io conobbi fu questo Luiz Antonio Gasparetto, che è di origine italiana, lo conobbi a Milano parecchi anni fa, fu invitato a esibirsi a Milano e lo vidi dipingere, veramente una cosa straordinaria, perché lui in 10-12, faceva 10-12 quadri in un'ora. Con una velocità enorme, lui aveva bisogno della musica, le quattro stagioni di Vivaldi, perché diceva che era sempre quella, diceva che gli dava una particolare carica. I colori venivano tenuti in un sacchetto, lui li prendeva a caso, senza guardare, e poi dipingeva, non usava pennelli, dipingeva direttamente con le mani, metteva i colori sulle mani e poi li distribuiva sulla tela a velocità incredibile e uscivano fuori dei bellissimi quadri. Io adesso qui ne ho. No, tutta una serie, ve ne presento due. Esempio, vi dicevo che gli impressionisti sono stati particolarmente presenti con lui. Questo è un Modigliani e quest'altro, spero che si veda, è con Toulouse-Lautrec. E mai copie degli artisti ai quali si riferivano, mai copie, ma opere nello stile di. Gasparetto addirittura a volte metteva la tela per terra e distribuiva i colori con i piedi. E vederlo lavorare in questo modo era veramente una cosa incredibile. Lui dipingeva anche due quadri contemporaneamente, una con la mano destra e una con la mano sinistra, a dimostrare proprio che non era lui che faceva, ma erano altri. Lui diceva: "Indossano la mia mano come un guanto l'entità", e lui li riconosceva dalle energie che avevano. Per esempio, quando veniva Picasso, lui ha fatto molte cose di Picasso, che era un pittore molto forte, molto energico, lo avvertiva prima che cominciasse a lavorare dall'energia che metteva nella sua mano. E dopo di lui sono venuti in Italia parecchi altri, di 3 o 4, li ho conosciuti tutti, e adesso purtroppo non ci sono convegni, però anche fino all'anno scorso a un convegno a Bologna è venuto Florencio Anton, che è un gigante buono, un giovanottone alto quasi 2 metri, che anche lui dipinge nello stesso stile di Gasparetto, proprio una categoria di pittori brasiliani che si tramandano da un all'altro questo particolare tipo di dipingere. E lo fanno per beneficenza, e le loro sedute durante i convegni o anche in occasione di conferenze sono molto commoventi, anche nel senso che vengono dipinti questi quadri in pochissimo tempo e poi vengono venduti all'asta tra il pubblico e il ricavato viene offerto in beneficenza, perché là in Brasile hanno molti bambini abbandonati, quindi hanno molti orfanotrofi, molte case per i bambini e vengono date appunto per aiutare i bambini e sostenerli. Quindi dopo viene fatta quest'asta e vengono distribuiti. Ecco, io vi ho dato alcuni esempi. Un altro esempio è questo, che questo è un libro, questo è in tedesco, di Emma Kunz. Emma Kunz è stata una guaritrice svizzera straordinaria, una guaritrice naturale. Lei faceva questi disegni incredibili col pendolo, sono disegni che sono 1 metro per 1 metro. Col pendolo siderio lei segnava i punti, non aveva nessuno strumento, sono strumenti, disegni che sembrano li ha fatti già 60-70 anni fa, che sembrano fatti col computer, e invece sono fatti col pendolo, lei segnava i punti, poi li univa con un righello, e su questi lei leggeva la situazione delle persone, solo lei ci è riuscita a fare questa cosa. C'è un museo su di lei, sulle sue cose, guardate, ve ne faccio vedere un altro, sono veramente fantastici questi disegni. Io mi sono fatta in casa le fotocopie e me ne tengo due davanti, perché sono veramente dei mandala straordinari. E lei è stata anche una guaritrice fortissima e i disegni le servivano appunto, erano come, diciamo, la rappresentazione visiva di quello che lei sentiva e su questi disegni lavorava. Quindi avrete constatato che quest'arte medianica ha delle caratteristiche molto molto diverse da un pittore all'altro, pur mantenendosi questo zoccolo duro dello stimolo improvviso, della non preparazione, del particolare modo di dipingere velocissimo con le mani in condizioni impossibili, in situazioni molto strane, anche un campo abbastanza curioso e divertente di cui occuparsi, allegro, molto sereno. Tutti attribuiscano non a se stessi quello che producono, perché dicono che lo stato normale, se non sono in stato
medianico, in stato di così amosismo, trans o semitrans, non riescono a fare niente. Per esempio, la prima che mi suscitò il mio interesse per questa cosa fu un'amica di Genova che ogni giorno le scriveva medianicamente. Poi a un certo punto cominciò anche a disegnare e ogni giorno al pomeriggio lei sentiva l'impulso a disegnare, prendeva una matita, una biro anzi, e disegnava, faceva tre disegni geometrici perfetti. Io l'ho vista lavorare varie volte, ci metteva 30 secondi. Geometrici perfetti, con dei circoli, delle cose fantastici, con qualche parolina scritta in un linguaggio strano, e tutti i giorni lo faceva. Al di fuori di quel momento lei non riusciva a fare assolutamente niente, e anche lei era convinta di essere guidata. Quindi questa è la sensazione soggettiva dei pittori. La critica, anche la parapsicologia, deve naturalmente andare alla ricerca anche di altre possibili interpretazioni, e parla di creatività inespressa che solo mettendosi in certe condizioni particolari, di certi stati d'animo, riesce a manifestarsi. Tutto questo naturalmente non trova soluzione, perché queste due interpretazioni, cioè viene da dentro, cioè da noi stessi, questa cosa, queste produzioni, oppure vengono da fuori, cioè da qualcuno che ce le manda. Questo non sarà, difficilmente sarà risolto, però certamente questa arte estrema, questa arte medianica che avviene in condizioni così estreme, può contribuire forse a far conoscere qualcosina di più della nostra psiche e di quell'enigma straordinario che è la creatività, che è ancora anche altamente e ampiamente misteriosa, uno dei doni più belli che ci siano stati fatti. Questo per l'arte medianica. Vi ricordo ancora i libri, quelli accessibili sono, cioè L'arte inconsapevole, questo a cura del Centro Studi Parapsicologici di Bologna, a seguito di un convegno che c'è stato l'anno passato, e poi questi due libri, questo su Augustin Lesage, che è recuperabile in Francia, questo di Emma Kunz. Io non ne conosco altri, per la verità, di libri. Emma Kunz, questo è in tedesco, è bellissimo soprattutto per le illustrazioni. E poi Luce e Ombra, ricordo questa rivista che ha dato spazio per moltissimo tempo agli articoli di Egidi, però si possono recuperare solo chiedendo le annate della rivista. Una volta parlerò anche di questa. E il mio, questo qui, Arte Medianica, delle edizioni mediterranee, che è un libro già di diversi anni fa, che dà un quadro abbastanza ampio dell'arte medianica, cioè tutti gli artisti medianici che ho potuto raggiungere. Alcuni che ho conosciuto dopo non sono inclusi, per esempio un caso ancora in atto di una signora di Forlì, che di professione è ottico, c'è cioè un negozio di ottica, e che un giorno, qualche anno fa, mentre stava facendo dei conti, la sua mano comincia ad andare per conto suo, e fa un disegnino firmato Miró. È una cosa molto moderna, astratta. Lei Miró non sapeva quasi neppure chi fosse. Miró è un poeta, un pittore spagnolo morto un po' di anni fa. Lei è dovuta andare in una biblioteca per cercare di capire chi fosse. E Miró le ha detto che aveva deciso, voleva continuare a dipingere, e lo faceva attraverso di lei. Lei è ignara d'arte, anche lei non aveva nessuna preparazione, però insomma si procura il necessario. E comincia a dipingere quadri nello stile di Miró, cioè questi quadri, e tuttora lo fa, questi quadri modernissimi, astratti, con disegni geometrici molto colorati, che a lei non piace neanche tanto, perché il suo gusto andrebbe a dei paesaggi molto più sobri, molto più tranquilli. Tuttavia continua a dipingere in questo modo, ha accettato la cosa e ne è anche compiaciuta, le piace, tutto compreso, ne è contenta ed è convinta che sia Miró che attraverso le manda anche tanti bei messaggi. E quindi anche questo è un caso in atto. Poi ci sono alcuni, ho accennato prima, pochi casi di scultura, perché la scultura richiede tempi lunghi, richiede, perché per esempio c'era, non c'è più neanche lui, Neri Flavi, che scolpiva il legno d'ulivo, però ci metteva del tempo, scolpiva in trance il legno d'ulivo, scolpendo delle figure ieratiche, figure di altri tempi, volti di sacerdoti egiziani, di sacerdoti indiani e così via, però ci metteva sempre poco relativamente al materiale che utilizzava, però molto più tempo. Insomma, quindi la scultura è meno rappresentata, maggiormente rappresentate sono pittura e disegno. Quindi un'altra bella cosa che viene da questo campo della ricerca psichica, e quindi vi invito anche questa a tenerla
presente, magari a informarvi, perché poi anche su internet oggi si trovano tante cose. Vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo la prossima settimana con un tema ancora diverso. Arrivederci e buona serata.